Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Il mio nome è Massimiliano Coniglio, sono un travel photographer italiano. Mi trovo a Mosca e precisamente nella zona nuova della città, che si trova a circa mezz'ora dal centro, quindi alla Piazza Rossa, che sicuramente tutti conoscete. Proverò a scattare delle fotografie, ad esempio utilizzando il digital blending e un HDR. Quindi voglio provare a scattare 3-5 scatti con la mia fedelissima Nikon D810, questi bellissimi skyscrapers che vedete qua alle mie spalle. Strano ma vero, oggi c'è un pochettino di sole, quindi utilizzerò questi periflessi che vedete sui grattacieli per provare un qualche cosa di originale. Quindi seguitemi, andiamo a scattare qualcosa di interessante. Scatterò a mano libera perché oggi non ho con me un cavalletto, perché ragazzi c'ho un mal di schiena scioccante, quindi niente cavalletto, tutto a mano libera. Tanto sono di giorno, quindi posso mantenermi tra ISO 100 e ISO 200, esposizione, quindi misurazione esposimetra matrix, per avere una media ponderata di tutta la luce della scena, sia per quanto riguarda le ombre che per le alte luci, autofocus, timer di 3 secondi, HDR più o meno 2 stop, proverò 3 scatti, 5 scatti, poi insomma il Lightroom vedremo che tipo di risultati otteniamo. Continuiamo a scattare e vi porto in giro con me nella bellissima Mosca. Dal taxi e praticamente abbiamo deciso di lasciare il taxi e di prendere la metropolitana, perché Mosca è un casino, c'è un traffico allucinante, quindi penso saremo stati in macchina per almeno un'altra ora. Invece abbiamo deciso di optare per la soluzione più veloce, la metropolitana. Ok ragazzi, andiamo a scattare qualche foto qui nella città, nella parte nuova di Mosca, con questi bellissimi grattacieli ragazzi, incredibili. Voglio andare dall'altra parte del ponte e provare una composizione originale molto interessante dal punto di vista fotografico. Proverò a fare una serie di scatti, magari utilizzando anche il bracketing, e poi vi farò vedere chiaramente in post produzione che tipo di risultati otteniamo. Devo dire che oggi non sto benissimo, perché la schiena mi fa un pochettino male, perché queste lunghe camminate con lo zaino mi hanno un po' distrutto. Però vi farò vedere questa bellissima zona qui della città nuova di Mosca. Andiamo e seguitemi. Ok, qui abbiamo finito, adesso andiamo nella prossima location, molto molto interessante, sicuramente diversa da questa perché non è una location moderna ma veramente antica, e vi farò vedere un'altra bellissima fotografia qui nella bellissima e freddissima Mosca. Andiamo! Ok ragazzi, siamo all'interno del modulo sviluppo di Lightroom. Adesso vi farò vedere come è possibile realizzare un super HDR in bianco e nero di questa bellissima fotografia che ho scattato, come avete visto, nel
Moscow City, la parte moderna di Mosca, proverò a farlo il più velocemente possibile, così non vi annoiate. Come già avete già appunto visto nei miei video sul Dramatic Black and White, quello che di solito faccio quando scatto foto di architettura è scatto delle fotografie in bracketing a diciamo più o meno due stop, poi dipende sempre dalla luce, scatto anche a più o meno uno stop o tre stop, scatto dalle 3 alle 5 esposizioni. Come vedete qui ne ho scattate tantissime. Il progetto che voglio proporvi oggi lavorerà sulla foto numero 94, 95 e 96, quindi potete selezionare tutte e tre le foto, tasto destro del mouse, e poi fate Photo Merge HDR. Lightroom aprirà una finestra per voi, assicuratevi di deselezionare Auto Settings perché non vogliamo che Lightroom aggiusti perlomeno corregga l'esposizione e la saturazione per noi, perché se lo cliccate andrà a, come vedete, andare a correggere già la foto, invece noi non lo vogliamo questo, e andare a creare, poi cliccate magari su None, quindi su nessuno per quanto riguarda il The Ghost Amount. Questo è un algoritmo che va a studiare i movimenti praticamente che ci sono, ad esempio sul cielo o sull'acqua, quindi se non avete tante, se non avete diciamo persone in movimento o comunque tanti oggetti in movimento, vi consiglio sempre di lavorare su nessuno o su basso, non andate mai su medium o su high, o perlomeno non ve lo consiglio. Poi potete chiaramente provare le diverse impostazioni. Una volta che avete fatto questo, cliccate su Merge e vi ritroverete il vostro file HDR. Io per semplicità, per velocizzare il tutorial, l'avevo già fatto e l'avevo catalogato qui sotto con 4 stelline. Quindi apriamo il nostro modulo sviluppo, chiudiamo tutte le finestre, così abbiamo la nostra fotografia a tutto schermo e abbiamo una bella fotografia con il ponte come leading line e i nostri grattacieli qui sullo sfondo. È un file HDR, quindi abbiamo tutte le informazioni disponibili sia per quanto riguarda le alte luci che per quanto riguarda le ombre. La scelta dell'HDR, beh, è facile comprenderla perché mi permette di avere un range dinamico più ampio. Avrei potuto fare un digital blending come mi avete visto fare negli episodi precedenti, anzi cliccate qui nel link in alto a destra per guardare uno degli episodi relativi al digital blending, che è veramente molto importante in fotografia digitale, ma oggi vi propongo un HDR, un Dramatic Black and White. Quindi per prima cosa andiamo a selezionare Black and White per desaturare completamente la nostra foto, andiamo ad aprire leggermente le ombre, più o meno intorno a 40, andiamo giù con gli highlights, lavoriamo sui bianchi tenendo premuto il tasto alto della tastiera, mi sposto verso destra, quando vedete i primi pixel che compaiono sullo schermo significa che abbiamo raggiunto la purezza dei bianchi e quindi non spingetevi troppo oltre perché altrimenti andiamo a bruciare i bianchi, così come si dice in fotografia. Lavoriamo in senso opposto sui neri, quindi ci spostiamo su valori negativi, sempre tenendo premuto il tasto Alt della tastiera. Per realizzare un Dramatic Black and White andate un po' oltre, quindi quando vedete appunto i pixel neri lasciate tutto e abbiamo già una foto abbastanza contrastata. Vi ricordo sempre che lavorando già sui bianchi e sui neri abbiamo una foto contrastata, quindi non è per forza necessario lavorare sullo slide del contrasto. Però siccome vogliamo realizzare un Dramatic Black and White, vado ad aggiungere un tocco di contrasto più o meno intorno a 10, vado a lavorare sul clarity magari intorno a 20 e un po' di esposizione complessiva perché la foto è un po' sottoesposta. Ok, vi ricordo che questa foto è stata scattata con misurazione matrix, autofocus. Se avessi lavorato in digital blending, avrei lavorato in focus stacking, in che modo avrei cambiato la modalità di messa a fuoco da automatica a modalità singola e avrei fatto uno scatto mettendo a fuoco qui il ponte. Poi, lasciando sempre le stesse impostazioni in macchina fotografica, avrei fatto un altro scatto mettendo a fuoco i grattacieli e poi avrei unito le due immagini utilizzando la tecnica del focus stacking. Andatevela a ripassare guardando il mio video qui nel link in alto a destra. Chiudiamo il pannello base, vado ad aprire il pannello black and white, che è praticamente l'equivalente del nostro pannello HSL, vado a lavorare sullo slide del blu per dare un tocco un po' più scuro, come vedete la luminosità del cielo va a cambiare solamente in background, quindi lasciando inalterate le nuvole.
mi piace, diciamo, particolarmente perché va ad aggiungere ancora un po' più di contrasto alla nostra immagine. Magenta non succede nulla, il purple invece, magari un po' il purple sulle nuvole. Ecco, il gialli va a lavorare un po' più sulla luminosità. Mi piaceva molto questo riflesso qua sui grattacieli. Questa è una foto che ho scattata senza alcun filtro, ragazzi. Quel giorno non avevo con me nessun filtro, come vi dicevo, ho avuto per un paio di giorni mal di schiena, quindi volevo viaggiare il più leggero possibile. Niente, cos'altro, magari un po' più, come vedete, va a cambiare qui là il colore di questo grattacielo sulla destra. Niente, lo lasciamo così a zero. Va bene, apriamo il pannello di correzione della lente, rimuoviamo le aberrazioni cromatiche, il profilo della lente, funziona, trasforma chiaramente per dare una raddrizzata a questa bellissima fotografia. Magari la tagliamo un po' più in modo panoramico qui verso l'alto e magari la stringiamo proprio leggermente per avere questo grosso grattacielo qui sui due terzi, anche questo, il ponte l'abbiamo anche sui due terzi, quindi come composizione mi piace già così per com'è. Andiamo a lavorare sui dettagli aprendo il pannello dei dettagli, ci spostiamo verso destra per dare un tocco di nitidezza a questa fotografia, avendo scattato a ISO veramente bassi perché ero, come vedete, a ISO 64, non ho problemi di rumore. Aggiungo magari un po' di luminanza, non tantissima, di solito se aggiungo 90 di sharpening vado ad aggiungere più o meno intorno a 10 e poi la andiamo a mascherare utilizzando la funzione masking, tenendo premuto il tasto alto della tastiera andiamo a eliminare dalla nostra fotografia il cielo per quanto riguarda l'effetto della nitidezza, quindi le parti bianche saranno quelle che verranno affette dalla nitidezza. Ok ragazzi, queste sono le correzioni praticamente base. Vado ad aggiungere ancora un po' più di esposizione, ma non tantissimo, ecco, qualcosa del genere, diciamo più o meno, sì, a più o meno 40 va più che bene. Se premo il tasto Y della tastiera, guardate da dove siamo partiti, quindi qui abbiamo la foto di sinistra e qua abbiamo la foto di destra. Mi piace particolarmente dare questo tocco di bianco e nero drammatico a questa immagine. Come possiamo migliorarla? Beh, come vi avevo già detto, volevo farvi vedere qualcosa relativa al plugin della Nik Collection che di solito utilizzo. Se non avete questo plugin potete scaricarlo, vi farò vedere adesso questa versione, che è la versione gratuita, che se non ricordo male ha una validità di circa 30 giorni. Potete fare edit e scegliete Color FX Pro 4. Si aprirà una finestra, chiaramente aprite la fotografia con le modifiche che avete fatto in Lightroom e Color FX Pro 4, quindi la Nik Collection, aprirà il file come file TIFF, che è ancora un file RAW, però non è il file nativo della mia macchina fotografica, quindi non sarà un file DNG, ma sarà ancora un file RAW. Potete selezionare Try, come vedete in questa versione che ho ancora 21 giorni di tempo, altrimenti potete acquistarlo aggiungendo qui il vostro codice, e vi faccio vedere quelli che di solito, secondo i miei gusti, funzionano bene come filtri, soprattutto per quanto riguarda il contrasto. Quello che di solito utilizzo è il Tonal Contrast. Questo è il Tonal Contrast. Qui avete la possibilità di vedere il dopo, è il before and after praticamente. Non so se riuscite a vedere la differenza. Se io vado a selezionare da standard, ad esempio High Pass, come vedete l'effetto diventa ancora più marcato. Non mi piace quando l'effetto è così marcato, di solito lavoro su standard. Chiaramente potete provare qui a giocare con gli highlights, con quindi le ombre, con le alte luci, anche con la saturazione, magari aggiungendo un piccolo tocco di blu per rendere questa fotografia un po' più diciamo particolare dal punto di vista delle tonalità colori, e poi potete lavorare sull'opacità come ad esempio in Photoshop. Cos'altro? Niente, come vedete c'è un piccolo cambiamento, potete aggiungere un altro filtro, quindi potete fare aggiungi filtro, ad esempio scegliete, non so, io qua ad esempio ho Sunlight, chiaramente ho i miei predefiniti che di solito utilizzo,
non c'è un filtro univoco che funziona per tutte le foto, dovete provare di volta in volta a essere un po' creativi. Vedete qua dà un effetto un po' glossy a questa fotografia, potete diminuire l'opacità, insomma, come sempre dico, può piacere come non può piacere. La saturazione magari la portiamo completamente a zero, quindi lasciamo sempre un effetto black and white. Potete ad esempio vedere il prima e il dopo cliccando direttamente sull'effetto, quindi dà un effetto sicuramente un po' più marcato. A me piace questo tipo di effetto. Potete fare su Save, quindi il plugin della Nikon Action salverà nuovamente il nostro file HDR all'interno del catalogo Lightroom, dove potete fare le ultime modifiche. E potete sbizzarrirvi a magari creare delle vignettature personalizzate come di solito faccio di solito io nelle mie foto. Non utilizzo magari la funzione effetti, quindi il pannello effetti, e vado a selezionare direttamente all'interno della mia fotografia che dovrebbe, eccola qua, questa è la foto che abbiamo realizzato con la Nik Collection. Questa è la foto invece che abbiamo direttamente in Lightroom, diciamo c'è una piccola differenza, ma si vede e si osserva soprattutto sul grande schermo. Vado ad aggiungere un bel filtro radiale di tipo circolare qui nel centro, invertiamo, anzi, deselezionate la funzione inverti, andiamo a ridurre le esposizioni ai bordi, solamente ai bordi di questa nostra fotografia, e abbiamo creato una bella fotografia drammatica che sicuramente farà tanto piacere ai vostri amici, e spero anche a voi, perché la pubblicherò prossimamente sulle mie pagine sia Facebook che Instagram. Cos'altro si può fare in questa foto? Potete aggiungere ad esempio una piccola curva, magari dando un piccolo tocco di blu, oppure no, potete lavorare sul canale RGB per dare un effetto un po' più sfumato ai neri, magari la chiudete qua verso destra. Insomma, ragazzi, si può davvero fare tantissimo su questa foto. Magari aumentiamo un pochettino di più l'esposizione complessiva. E niente, ragazzi, questa è la fotografia finale del progetto di oggi. Penso di avervi detto tutto. Se volete guardare qualche altro episodio relativo al mio Dramatic Black and White, cliccate il link qua in alto a destra. E vi ricordo sempre che è in corso il mio Masterclass Photography su Skype. Avete la possibilità di avere un corso one-to-one direttamente con me, dove potete lavorare su queste tecniche in modo più dettagliato. Lavoreremo anche all'interno del plugin della Nik Collection. Lavoreremo anche in Luminar 2018. Ci sono tre corsi, il Legend e il Pro sono rivolti ai professionisti e ai bloggers, mentre il corso Classic è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare un qualcosa di più nel campo del digital blending, e realizzeremo tantissime fotografie come quelle che mi avete visto pubblicare nei giorni scorsi e che ho già pubblicato all'interno dei miei social. Come vedete qua ne ho tantissime che ancora devo lavorare, perché mi sono veramente divertito a scattare tantissime fotografie a Mosca, e insieme ci divertiremo a realizzare, ragazzi, immagini sempre creative, creare dei nuovi filtri. Vi insegnerò come creare dei preset all'interno di Lightroom. Insomma, ragazzi, ne vedrete veramente delle belle, quindi mandatemi una mail nel link qua in alto a destra, direttamente al mio sito ufficiale www.massimilianoconiglio, e vi darò tutte le informazioni relative al mio masterclass fotografico su Skype. Io vi saluto, per oggi è tutto, ragazzi. Lasciatemi un commento qua sotto nel video su YouTube se vi è piaciuto questo video, e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo progetto creativo. Ciao a tutti, ragazzi!